Consigliera Montella, prego, consigliera, per 10 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io volevo ringraziare prima di tutto l'assessore perché la sua illustrazione del rendiconto ha permesso a un po' a tutti di capire ed è entrato nel merito, tra l'altro dicendo anche cosa ci aspetta in futuro, per cui lavorare sulla trasparenza che è uno degli obiettivi fondamentali, sul patrimonio, su tutta una serie di tematiche. E volevo aggiungere, facendo seguito alla relazione dell'OREF, che mette in evidenza tutta una serie di criticità, oltre insomma a tutti i dati un po' ereditati di questo rendiconto, e volevo mettere in evidenza il fondo crediti di dubbia esigibilità. Mi ha veramente colpito moltissimo questo fondo, perché noi nel rendiconto abbiamo dei residui attivi di 2 miliardi, 2 miliardi parliamo, e praticamente il fondo, nel conto del bilancio, questi 2 miliardi dovrebbero essere il corrispettivo dei crediti che il Comune di Roma vanta verso AMA, che però guarda caso sono di 1 miliardo, quindi praticamente abbiamo questa differenza di 1 miliardo, che non stiamo parlando di briciole ma stiamo parlando di soldi, insomma una bella cifra, è dovuto semplicemente a disallineamento temporale. Infatti che sono molto contenta del fatto che internalizziamo la Tari proprio per evitare questo tipo di problemi, perché significa che se volessimo considerare questi soldini noi potremmo avere quasi un bilancio in avanzo, cioè non meno 700 ma più 1 miliardo, cioè voglio dire più 300 di differenza, perché questo tipo di discorso vanno messi in evidenza. Inoltre volevo semplicemente dire all'assessore che una cosa che mi preme sottolineare con lui è l'aspetto delle entrate, recupero evasione. Perché recupero evasione? L'OREF dice spicca una limitata capacità di riscossione. Questo dobbiamo lavorare perché penso che questo punto è un punto dolente dell'amministrazione capitolina. Se noi riusciamo a recuperare risorse, riusciamo anche a dare più servizi ai cittadini, riusciamo a coprire quei buchetti che ci sono nei municipi, che molto spesso bastano pure 10.000 euro per fare delle cose eccezionali per i cittadini di quel territorio. Quindi questi suggerimenti che l'organismo ci dà, cerchiamo appunto di lavorare e di recuperare queste risorse. E poi un'ultima cosa, ma questo lo chiedo all'assessore, in virtù proprio del fatto delle criticità dei debiti fuori bilancio. Sui debiti fuori bilancio c'è molta richiesta di fare chiarezza sull'iter, cioè cercare di individuare queste fasi per poter capire effettivamente se si trovano i consiglieri municipali a dover analizzare i debiti fuori bilancio dei municipi, avere una serie di linee guida, un qualcosa che li aiuti a far bene il loro lavoro. Quindi chiedo all'assessore di impegnarsi affinché queste linee guida possano essere di ausilio a tutti. Grazie.